Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Secondo componente dell'assieme Morsa, il PIN. Questo PIN appartiene al sistema di serraggio della Morsa. Dal punto di vista, diciamo, dell'analisi geometrica, è un cilindro. È un cilindro con la parte finale per 9 mm di diametro 8 invece che 6. Quindi anche questo lo faccio per estrusione, poi c'è un pezzo filettato, ma questo lo aggiungeremo alla fine. Allora, solito discorso, nuovo, file di parte, in millimetri. E poi facciamo, non so se vale la pena, ma comunque facciamo anche le proiezioni ortogonali di controllo. Inizio, nuovo, ISO millimetri, metodo europeo. Bon, dividiamo lo schermo in tre finestre, a fianco verticalmente, e andiamo a portare le proiezioni ortogonali di segno 1, quelle che faremo, nella finestra delle proiezioni ortogonali che sono un dato del problema, andiamo a metterle a metà finestra. Ecco, dovrebbe funzionare, dovrebbe essere così. Di qua abbiamo invece, lasciamo a metà schermo, il file di parte che dobbiamo modellare. Allora, partiamo da un cilindro di diametro 6, il minore, e di altezza 80. Allora, qua, origine, piano XY, schizzo, cerchio, diametro 6, posizionamento, centro, nel punto centrale, schizzo completamente vincolato, fine, estrudi per 80. Estrudiamo verso l'alto. Ok, Z positivi, 80. Inquadriamo. Posta vista corrente come inizio adatta alla vista. Casetta. Allora, adesso facciamo il cappellotto da 9, quindi andiamo a fare uno schizzo. Qui, cerchio, diametro 9, diametro 8, scusate, 9 all'altezza, diametro 8, concentrico, e andiamo ad estruderlo, completamente vincolato, fine, andiamo ad estruderlo, questa volta cambiamo verso e lo estrudiamo per 9 mm. Quindi nel Z negativo per 9 mm. Ok. Raggio di raccordo di 2, facciamolo subito. 2. Ok. C'è qualcosa che è andato storto perché qui vedo che credo, estruso tutto. Allora, estrusione, modifica lavorazione. 9 mm. A tagliare, no, a sommare, scusate. Era questo il problema. Perfetto. Il raccordo adesso è andato per conto suo, modifica lavorazione, tiriamo via questo spigolo e invece aggiungiamo questo. Ho usato il control per sottrarre lo spigolo. Ok. Dobbiamo filettarlo per 7 mm, M6 per 1. Allora, filettatura. Questa barra, questa superficie, M6 per 1, però profilo non ANSI ma ISO profilo metrico, M6 per 1. E poi per quanto riguarda la profondità, qui ci mettiamo un bel 6, 6 giusto, 7. E diamo l'ok. E il pezzo in realtà è terminato. Ora lo controlliamo e per controllarlo al solito facciamo le nostre proiezioni ortogonali. Prima però lo dobbiamo salvare, file salva con nome. Altrimenti il file delle proiezioni ortogonali non si istanzia. 01 pin 00 filmato. .ipt salva. E adesso qui facciamo la vista base. Dunque è girato così. La scala è 1 a 1 e credo che sia la stessa. Vediamo. Scala 1 a 1.
Questo è il nostro disegno. Andiamo a mettere le quote che dobbiamo mettere, quindi annotazione, questo tutto. Allora, da qui a qui, annotazione, quota, scusate, non annotazione. Da qui ho preso il punto medio, non è una gran bella cosa, a qui 80. Teniamoci un po' più distanziati sul secondo. Cambiamolo sul secondo, sulla seconda linea tratteggiata. Cambiamo lo stile, gestione, editor stili, mettiamo via gli zeri, i finali, eliminiamo gli zeri finali, quindi via gli zeri finali, salva e chiudi. Longitudinalmente dobbiamo quotare ancora questa quota qui, questa quota qui 7. E ci siamo. Poi facciamo la filettatura. M6 per 1 6G, qualità di lavorazione, ci siamo, il raggio e i due diametri. Allora, tanto che ci siamo, facciamo anche l'asse. Questo e questo, lo estendiamo e facciamo i due diametri. Con la quota dei due diametri, se anche questi rispondono a quello che è il testo dell'esercizio, abbiamo finito il tutto. La prima quota è giusta, la seconda quota è giusta anche lei. Stacchiamole un attimo in maniera che non interferiscano con la linea d'asse. Direi che manca il raggio. Facciamolo subito, quota, raggio 2, e direi che ci siamo perché i due disegni in proiezioni ortogonali sono esattamente la stessa identica cosa. Anche questo secondo pezzo in realtà è molto facile, è stato modellato. Vi aspetto ai prossimi filmati per completare la modellazione dei pezzi restanti della morsa e per l'assiomaggio di questi pezzi per costruire appunto la morsa. Al solito, imparare qui c'è poco da imparare, è facilissimo. Se state seguendo tutta l'esercitazione, avete modellato anche questo pezzo, e nell'attesa del prossimo vi chiedo di se vi è piaciuto mettere un like, ovviamente, e di iscrivervi al canale in maniera da ricevere aggiornamenti di questo lavoro che è in corso in questi giorni. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.